Ed eccoci amici in questo nuovo video. Oggi non ci sarà una recensione, ma oggi voglio fare questo video per rispondere a una delle domande che mi viene fatta maggiormente anche su Instagram, ovvero quali dei prodotti che provo uso quotidianamente. Ma prima di iniziare vi ricordo come al solito di lasciare un like, iscrivervi al canale, attivare la campanella e di seguirmi su Instagram per vedere magari altri prodotti. Detto questo, partiamo subito. Ok, allora amici, partiamo subito con il primo prodotto, ovvero lo smartphone. Principalmente utilizzo un iPhone 12 Pro Max blu, dove ho abbinato una cover che mi hanno inviato gli amici di Pure, una cover che è compatibile con il sistema MagSafe, quindi ci permette di ricaricare il nostro iPhone anche con la cover. Sulla cover poi ho aggiunto anche questo wallet di Moft, un wallet che vuole consentirmi di portarmi una carta appresso. Posso anche utilizzarlo come stand, basta semplicemente attaccarlo sul retro della cover e si va ad applicare magneticamente e quindi il gioco è fatto. In abbinato al mio iPhone 12 Pro Max utilizzo un Apple Watch serie 5, dove per proteggerlo uso una cover Ipitaka, quindi con questo effetto carbonio. La watch face che sto utilizzando in questi giorni è questa qui degli europei. Apple ha rilasciato anche i nuovi cinturini. Ho impostato la watch face della bandiera americana. Come cinturino sto utilizzando questo nylon sport loop, ma diciamo che cambio cinturino in base alla watch face che utilizzo, quindi ogni 2-3 giorni. Per quanto riguarda invece l'audio, utilizzo delle AirPods di seconda generazione. Ho provato anche le AirPods Pro, ma rispetto a queste qui le preferisco. Anche utilizzo una cover in pelle della Monowear, che vi ho portato anche la recensione sul canale, dove abbiamo anche sul retro questo gancio che ci permette di attaccarla. Ad esempio lo utilizzo per attaccarla allo zaino, è davvero una vera ottima custodia. Vi lascio magari anche il link qui sotto. Andando avanti con i prodotti che utilizzo maggiormente, utilizzo un portacarte di Aviator, in quanto è portacarte molto piccolo, compatto e soprattutto minimal. Mi piace molto il suo design e in più mi permette anche di trasportare delle monete grazie a questo cassetto che è presente nella parte inferiore. Costa un pochettino questo portacarte, ma se siete interessati vi lascio il suo link qui sotto. Quando poi non utilizzo Apple Watch, utilizzo la Mi Band 6, ovvero la Xiaomi Mi Band 6 con un cinturino, anche lui viene cambiato quasi ogni 2-3 giorni. Con la Mi Band mi trovo davvero molto bene, infatti alcune volte la sostituisco all'Apple Watch in quanto ha un peso inferiore, quindi non si sente sul braccio. In più mi permette anche, grazie alla connessione con il telefono, di vedere le varie notifiche, le chiamate e soprattutto il meteo direttamente sul polso, anche con uno schermo che quest'anno è stato ingrandito leggermente. Spesso poi nello zaino vado anche ad inserire il nuovo ultimo arrivato, ovvero l'AirTag. AirTag che ho inserito nel portachiave degli amici di Puro, che me l'hanno inviato poco tempo fa. È un portachiave in pelle, molto simile a quelle originale Apple, dove ho attaccato le varie chiavi che utilizzo. Per quanto riguarda invece quando sono a casa, utilizzo un iPad di 8ª generazione, con alternativa all'Apple Pencil che ho trovato e che vi ho anche recensito in questo canale. Se siete interessati vi lascio anche per lei il link qui sotto. Si tratta di un iPad, come detto, di 8ª generazione. Attualmente su questo iPad ho installato iPadOS 15 e devo dire che mi sto trovando davvero molto bene. Utilizzo iPad per rispondere a qualche mail, video su YouTube, video su Prime o su Netflix, ma a volte mi capita anche di giocare a qualche gioco, soprattutto i giochi messi a disposizione dal servizio Apple Arcade, dove si trovano davvero dei giochi molto interessanti. Ok amici, questi erano i miei dispositivi che utilizzo quotidianamente. Se volete vedere altri dispositivi vi consiglio di seguirmi su Instagram e soprattutto, se vi piace questo video, lasciate un like e scrivetemi anche nei commenti i vostri dispositivi che utilizzate quotidianamente. Detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video.